Secondo approfondimento in studio dedicato all'attualità, all'approfondimento, appunto lo facciamo con Pierluigi Bonora che è collegato con noi nei nostri studi. Grazie Pierluigi di aver accettato per l'ennesima volta il nostro invito. È un piacere, grazie a voi e un saluto a chi ci ascolta. È stato annunciato il fatto che il Salone, il Motor Show Milano-Monza quest'anno verrà fatto in maniera fisica, finalmente debutta, insomma segno che forse le cose ripartono, possono ripartire in maniera oculata. E poi abbiamo avuto anche l'esempio, tra l'altro, di un salone importante a livello internazionale come quello di Shanghai che si è appena concluso, insomma le cose se si vuole si possono anche fare, vero Pierluigi? È un buon segnale che il Milano-Monza Oppenheim Motor Show sia stato confermato, si terrà dal 10 al prossimo 13 giugno tra Milano e Monza, in presenza, parzialmente in presenza, lo sapremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, alla luce dei dati riguardanti l'indice RT e l'andamento appunto del Covid, ma soprattutto della campagna di vaccinazione. Ecco, la campagna vaccinale sarà importantissima anche per quanto riguarda lo svolgimento del Milano-Monza Motor Show. Più vaccinati ci saranno, diciamo, e seppur con grande prudenza, ci sarà una maggiore possibilità di presenziare a questo grande evento organizzato da Andrea Levi, un tempo si teneva a Torino come Parco Valentino, e ora, dopo che la prima edizione è saltata a causa Covid, finalmente il battesimo milanese. Dico una cosa non bella, la pandemia forse ha tolto dall'imbarazzo l'uscita di scena per mancanza di adesioni, per il successo, perché ormai un po' decotte di vari saloni. Potrebbe esserci un rafforzamento del format creato da Andrea Levi, basato appunto sul salone condiviso, il salone all'aria aperta, il salone nel verde, il salone che unisce l'ambiente nel senso della natura alla sostenibilità del mondo della mobilità. E, diciamo, confido molto su questa formula, in una ulteriore exploit. Un altro salone particolarmente importante che ha annunciato il fatto che aprirà appunto i battenti, non quest'anno ma l'anno prossimo, è Autopromotech. E apriamo un altro capitolo, che è quello legato sempre al concetto di digitalizzazione, perché è uno degli argomenti su cui si fonderà questo salone, sarà su questo aspetto, l'aftermarket, l'assistenza, la ricambistica, tutto un mondo, un settore che si basa sempre di più appunto sull'aspetto digitale, sull'aspetto online e via dicendo. Questo sì, questa sarà una rivoluzione nel mondo dell'auto dalla quale non si può più tornare indietro. Certo, il digital è già entrato fortemente anche nel mondo che tu hai appena citato, quello dei ricambi, delle officine, la formazione è importantissima, fondamentale. Se non sbaglio, anche già nell'ultimo Autopromotech che svoltosi a Bologna, prima che succedesse tutto il disastro della pandemia, il tema del digital era molto all'ordine del giorno, con il coinvolgimento, ricordo bene, di molti giovani, molti studenti anche, che hanno potuto partecipare a questo salone e avere contatto diretto con un mondo che apre a una nuova occupazione, apre a nuove possibilità di occupazione da parte dei giovani. Cambiamo leggermente argomento. Il gruppo Volkswagen ha annunciato il primo stabilimento dove riescono a convertire, comunque recuperare tutte le materie prime di cui sono composte le batterie e riprodurle per rigenerarle per nuovi utilizzi. Insomma, un approccio diverso al mondo dell'elettrico che è soltanto l'inizio in realtà, insomma, che apre un ventaglio, una possibilità forse infinite di possibilità. Questo è un buon utilizzo e questo è un buon modo di fare l'auto elettrica. Beh, diciamo che l'economia circolare si sta rivelando fondamentale anche in questo ambito, nel riciclare, nel cercare di riutilizzare, dare una nuova vita al litio, al cobalto, a tutte le materie prime che vengono utilizzate per gli accumulatori, che sono fondamentali per la realizzazione delle batterie.
Oltre diciamo, a questo è importante, mi sembra che lo stesso gruppo Volkswagen l'abbia annunciato recentemente con un comunicato, e anche la cosiddetta sostenibilità etica, cioè evitare lo sfruttamento nelle miniere, soprattutto in Congo, in alcuni paesi del Sud America, di bambini per l'estrazione delle materie prime. Ecco, i costruttori di auto, tra cui appunto il gruppo Volkswagen, sta lavorando anche in questo, per cercare di dichiarare veramente guerra allo sfruttamento delle persone nei paesi più poveri per poter estrarre le materie prime dalle varie miniere. Questo è molto importante e onore al merito dunque. Luigi, per finire, una domanda che ti faccio sempre. Noi di Safe Drive siamo davvero curiosi di essere sempre aggiornati della tua attività, mi riferisco al tuo forum Automotive. Siamo ai primi di maggio, hai già in mente qualche argomento interessante per il futuro? Allora, si è appena tenuto il forum Automotive, che è ritardato di un mese a causa pandemia, è veramente un problema organizzare degli eventi con questa situazione pandemica. Comunque il tema era quello della connettività, dei 5G, di tutte queste diavolerie nuove che ci accompagneranno in futuro, ma con un aspetto particolare. Abbiamo cercato di spiegare alle persone, ma ai giornalisti come il sottoscritto, come te compresi, tanti significati, cosa vuol dire l'acronimo tale, cosa significa quel termine in inglese, perché la gente non bisogna dare per scontato che tutti sappiano quello che si dice. Per il prossimo forum automotive di ottobre ci sto pensando, mi stanno frullando in testa tante idee interessanti, cerchiamo sempre delle cose nuove e vi farò sapere il suo tempo. Certo, per ottobre avrai modo di pensarci e di tirare le somme. Grazie grazie per Luigi, grazie per grazie il contributo. Grazie a voi, a presto. E un grazie anche da parte mia. Safe Drive continua adesso con i prossimi servizi, ce ne sono diversi.